Cari amici appassionati di letteratura, bentornati ad un nuovo appuntamento con la voce degli scrittori, appuntamento del giovedì. Andiamo dunque a concludere la nostra settimana con altri consigli letterari, dunque anche questa sera nuovi autori, nuove storie, nuove emozioni. E c'è indubbiamente un'atmosfera un po' gialla, misteriosa, che avvolge il nostro studio e avvolge soprattutto gli ospiti di questa sera che vi vado subito a presentare. Abbiamo qui con noi Franco Limardi con Il bacio del brigante, edizioni Mondadori. Buonasera, buonasera. E Alessandro Maurizi con Il vampiro di Munch, CS Edizioni. Buonasera. Bene, siamo pronti, partiamo dunque con il primo testo, Il bacio del brigante di Franco Limardi, un romanzo che ci trascina in una serie di eventi sanguinosi e anche abbastanza intricati, bisogna andare subito a delineare un po' il quadro della situazione. Dunque, Maremma di fine Ottocento, cosa accade? Nella Maremma di fine Ottocento assistiamo ad una lotta feroce tra personaggi particolari, tra gli ultimi briganti re della Maremma e alcuni personaggi come un ufficiale dei servizi segreti che ha l'incarico di catturare il più famigerato e il più inafferrabile tra i capi dei briganti. E quindi c'è questa indagine, questa ricerca, questa lotta che è senza esclusione di colpi e per, da una parte per il trionfo della legge e dall'altra parte invece per continuare ad essere il re della macchia, il re della Maremma, il re dei briganti. Ma dove nasce il desiderio di scrivere una storia del genere, che comunque non è il classico romanzo di formazione lineare e comunque anche più impegnato? Nasce dall'incontro con le storie della Maremma, dell'Alto Lazio e della Bassa Toscana, con le vicende di personaggi realmente esistiti. Diciamo che il riferimento più immediato è il famosissimo brigante Domenico Di Bursi, e con la leggenda che ha accompagnato quest'uomo e altri briganti che come lui erano diventati protagonisti di fatti di sangue criminosi verso la fine dell'Ottocento, nella fase di passaggio tra il Regno Pontificio e il Regno d'Italia. Ecco, appunto la figura del brigante nel Lazio, nella Maremma in particolar modo, è una figura che da sempre affascina, colpisce, alimenta letteratura, ha alimentato cinema e chi più ne ha più ne metta. Come mai, secondo te, ha questo fascino da sempre che veramente più si riempie di lati mancanti, di vuoti e più affascina? Perché richiama decisamente alla mente il prototipo dell'eroe romantico. Per certi versi il brigante della Maremma ricorda molto il fuorilegge del West, il bandito che solitario o in compagnia di pochissimi compagni sfida la legge, percorre le distanze, i boschi, una natura anche selvaggia a volte dell'Alto Lazio e della Bassa Toscana, proponendosi anche come giustiziere. Tiburzi, tanto per rifarci di nuovo a un personaggio storico realmente esistito, si proponeva alle persone, agli abitanti della zona, come un riparatore di torti. Lui diceva che la legge e la giustizia non sono la stessa cosa. E quindi lui si proponeva come un giustiziere. Ecco, ma possiamo dire che comunque questa aurea di fascino è aumentata, esasperata quasi dal fatto che spesso il confine tra realtà e leggenda sia tanto sottile quanto labile? Il confine è estremamente labile ed è una leggenda che continua ad esistere, a persistere, tanto che facendo presentazioni di questo libro in giro per diverse località del Lazio e non solo, mi sono reso conto di come questi personaggi ancora abbiano la capacità di esercitare fascino sulla popolazione. Ancora molti li sentono come dei personaggi vicini, amici, come degli eroi da imitare. Questo è importante, effettivamente è il perché, il motivo, si continuerà probabilmente all'infinito anche ad andare ad affrontare tematiche del genere, però poi nel testo alle soglie del Novecento si fa capire come si vada incontro ad una società più moderna, disincantata, questo come avviene? Avviene attraverso quello che è il processo di ammodernamento del Regno d'Italia. Il Regno d'Italia nasce in sostanza nel 1870, dopo che Roma finalmente diventa capitale d'Italia, Roma diventa il centro vitale del paese e c'è la necessità, c'è il desiderio da parte
dei dirigenti, della classe dirigente italiana, di trasformare l'Italia in un paese moderno. E quindi se per esempio viene costruito a Roma il ponte intitolato alla Regina Margherita, un ponte di alta ingegneria, bisogna anche eliminare dal territorio tutte quelle, quei resti di un'epoca ormai antica, di un'epoca ormai tramontata come può essere quella dei briganti. E quindi c'è questa lotta fra un'Italia che si sta modernando e un'Italia per certi versi ancora antica e arcaica. Eh sì, un fermento continuo che poi c'è nel testo, e questo anche mantiene sempre alto il ritmo e la tensione. Poi l'altro punto che mi ha colpito e che credo possa interessare particolarmente anche i nostri amici a casa è il fatto che le vicende trattate diano la possibilità di avere di fronte ai propri occhi degli scontri caratterialmente pesanti, importanti. Allora la curiosità proprio a mo' di lettore è quella di capire da autore come ti sei rapportato, quanto è stato difficile affrontare questi scontri. Ma in realtà diciamo lo scontro era necessario. Una storia di questo genere richiedeva caratteri forti, richiedeva uomini decisi ma anche donne volitive. Ci sono due personaggi femminili, entrambi forti, entrambi consistenti. Ed essendo per certi versi questo romanzo un dramma, uno scontro epocale tra due mondi diversi, i personaggi dovevano essere forti, dovevano essere in grado di dar vita appunto a questi scontri e a questi confronti, non tanto e non solo in termini di battaglie, ma anche proprio di scontri di sentimenti, di pensieri, sensazioni. Di pensieri anche, questo è quello che si apprezza particolarmente nel testo. Per chiudere questo primo giro con te, qual è l'arricchimento intellettuale che può dare partecipare a questi pensieri così importanti? Beh, per poter restituire veridicità a questi personaggi ho dovuto fare una ricerca storica approfondita, anche per cercare di evitare quegli infortuni che qualche volta si possono vedere, far parlare, far pensare personaggi di più di un secolo fa come fossero uomini a noi contemporanei. Quindi per me è stato un tuffo nel passato e un confronto con i nostri antenati, con chi ci ha preceduto. Indubbiamente ben riuscito, dunque noi facciamo un tuffo nel nostro secondo testo della serata, andiamo da Alessandro Maurizi con Il vampiro di Munch, quindi seppur rimanendo in area di giallo entriamo più in quella anche fantastica, comunque un noir sofisticato che però evidenzia anche i volti delle debolezze umane, quindi anche qui c'è qualcosa di forte a livello introspettivo. Dunque partiamo però da questa giornata piovosa, una donna che entra al cimitero, tanto per dare subito un'immagine forte ai nostri amici a casa. Sì, questa donna entra nel cimitero, va a trovare sua madre, siamo a Ussita, in un piccolo paesino di montagna, va a trovare sua madre, vuole stare da sola, l'ambiente chiaramente piovoso, pieno di nebbia, e lei in tasca ha un testamento che racchiude in un cellophane e fa appena in tempo a consegnare metaforicamente alla madre, mettendolo tra due lastre di marmo, e poi viene uccisa a coltellate e morirà sulla tomba della madre. Questo è, diciamo così, l'inizio del romanzo. Lo che poi è un po' l'escamotage, chiamiamolo così, per innescare tutta la serie di vicende che poi portano a un plot con una climax assolutamente ascendente da tanti punti di vista, e dunque poi ci sono delle indagini, cioè questo poliziotto e questa giornalista, parliamo un po' di... sono comunque tra i personaggi più importanti del testo, Francesco e Marco, parlaci di loro. Sì, in realtà questo non è un giallo classico, perché prima parlavo anche con Franco, noi ci, diciamo siamo molto meglio a nostro agio con il noir. Francesco Waldman è un giornalista di cronaca del Messaggero, e Marco Alfieri invece è un assistente capo della Polizia di Stato che è poco più di un agente. Io credo che siano in pochi a conoscere l'assistente capo, perché siamo più abituati ai commissari o agli ispettori di polizia e meno agli assistenti capo. Questa coppia farà un'indagine parallela a quella ufficiale, perché in realtà sarà una sottindagine, chiamiamola così, perché Francesco Waldman è abituato a un facazzismo apparente, ma gli piace andare a ravanare, a scartabellare praticamente nelle cose laterali, e così praticamente si ritroveranno in questa indagine che in qualche modo
anche se è ambientata nei giorni nostri, va a pescare chiaramente nel decadentismo e quindi nel periodo di fine Ottocento. C'è anche un'analisi più profonda legata anche al passato, che poi rientra subito anche tra i due che portano avanti questa indagine? Ma sì, perché c'è un gioco delle parti, perché fondamentalmente Francesco Waldemann, che è appunto un giornalista, ama anche un aspetto letterario. Alfieri è un poliziotto, non gli importa tanto di andare a indagare o comunque a scartabellare in quel periodo lì. Vorrebbe fare il suo lavoro, che è alle volanti di Roma, ma poi alla fine viene trascinato anche lui nella storia. Possiamo dire tra l'altro che poi tu, Alessandro, fai il poliziotto, quindi la curiosità a questo punto sorge spontanea di capire se quantomeno possa averti aiutato nel creare il personaggio che poi ti in qualche modo corrisponde e anche nel come alimentarlo, nel come farlo muovere. Ah sì, indubbiamente chi scrive porta sempre le proprie esperienze personali. Io faccio il poliziotto, sono alla Digos di Viterbo, però per tanti anni ho fatto anche volante e mi sono occupato anche di altre cose. Quindi è chiaro che la figura che costruisco credo che sia abbastanza veritiera rispetto a quello che è il nostro ambiente. Anche se io una volta ero talebano da questo punto di vista, nel senso che quando leggevo un romanzo giallo, se vedevo delle cose che non andavano, storcevo un po' il naso. Invece poi mi rendo conto che per noi è importante, diciamo così, immaginare, fantasticare, evadere, insomma, quindi ben vengano anche delle scene non proprio così, diciamo così, appropriate, no? Mi viene in mente, per esempio, Squadra Antimafia, vedere un Marco Bocci, per dire, che sta dietro un divano, che si ripara da un Kalashnikov, per dire, e spara a 9 mafiosi con una pistola e con tutte le piume, no, del divano che vanno da tutte le parti, è magari surreale, però ci fa sognare, quindi ben venga anche la fiction. Permettimi, no, che comunque con la letteratura si lascia sempre questo maggiore spazio, esatto, all'immaginazione del lettore, esatto. È dunque un artificio che poi ci sta, assolutamente, soprattutto in testi del genere, e per l'appunto cerchiamo di capire quali sono i tratti caratteriali che contraddistinguono la figura del vampiro. Certo. Il vampiro è una donna fatale che sembra appartenere a tutti, ma in realtà non appartiene a nessuno, nemmeno a se stessa. Tanto è vero che poi sarà vittima di un circuito vizioso, insomma, no? Perché ci sono questi uomini che girano intorno a lei, che vengono attratti da un delirio erotico, che poi in realtà, insomma, li porterà anche a loro verso la fine. Eh sì, c'è, cioè, qui molto mistero che poi vi dico, cari amici a casa, nel finale accresce sempre di più. E qualcosa che si staranno sicuramente chiedendo fin dall'inizio per i nostri amici è il capire anche questo intreccio particolare per quanto riguarda il titolo, che comunque evoca il famoso urlo di Munch. Come mai questa scelta? Ma a me Munch affascina molto, non soltanto per l'urlo, perché Munch è un espressionista. A un certo punto lui dice basta dipingere uomini che stanno davanti al cammino o donne che fanno la calzetta, dipingiamo le cose vere della vita, no? Quindi il dolore, la sofferenza, la rabbia, la passione, l'amore, i sentimenti traditi, e l'urlo è uno di questi capolavori, insomma, no? In cui c'è tutta la rabbia e la desolazione dell'uomo. Il vampiro, che sembra in realtà un abbraccio di amore, ma è un abbraccio di morte, perché questa donna che avvolge quest'uomo praticamente con i capelli e con un abbraccio, lei è nuda, no? Rispetto all'uomo che invece è vestita, in realtà praticamente l'avvolge in un abbraccio mortale. Questo è il vampiro di Munch. Certo, quindi chiaro il riferimento, però ecco, interessante quello che ci hai detto, soprattutto a livello emozionale, un qualcosa di forte che poi si può percepire, così come si percepisce questo sfondo di decadentismo a Roma nel testo. Come lo hai fatto emergere? Sì, perché in realtà, come dicevo prima, anche se il romanzo è a metà dei giorni nostri, io vado a pescare quegli eroi decadenti, no? Non solo la femme fatale, ma anche l'inetto, l'esteta, il maledetto, che sono degli eroi praticamente per me attualissimi. Ecco, e con questi, ecco, gioco in questa storia che è abbastanza nera, ecco, non gialla, ma abbastanza nera. Bene, quindi la nostra puntata è sempre più nera, ma in senso positivo questa sera, e spesso poi vi teniamo in sospeso per quanto riguarda l'intervallo pubblicitario, questa sera ancora di più, anche perché adesso siamo pronti per dar vita alle parole con i nostri autori, per capire ancora di più e per entrare in questa atmosfera che vi stiamo facendo percepire appieno. Quindi ci fermiamo per il nostro intervallo, prima vi regalo l'aforisma, come sempre, della puntata.
Sono lunghe tutte le strade che conducono a ciò che il cuore brama. Joseph Conrad. E bentornati nel nostro salotto letterario, come sempre, non solo effettivo, concreto, ma anche virtuale, perché siamo dappertutto. Vi ricordiamo la nostra pagina Facebook, La Voce degli Scrittori, soprattutto il nostro canale YouTube, sempre La Voce degli Scrittori, per vedere qualche puntata che vi siete persi o rivedere quelle che vi sono piaciute di più, anche per condividerle. E poi vi ricordiamo soprattutto l'applicazione, che è veramente una marcia in più, così come la nostra rubrica ogni sabato sulle pagine culturali dell'Opinione, La Voce degli Scrittori. Quindi siamo dappertutto, non perdetevi nulla, come non dovete perdervi ora un passaggio che andremo ad ascoltare per quanto riguarda il testo di Franco Limardi, Il bacio del brigante. Lo facciamo come sempre attraverso la voce della nostra attrice Valentina Ghetti. Il tempo nostro è finito, Carlo. Una volta ci inseguivano solo i carabinieri e qualche delegato. Adesso ci hanno messo dietro questa gente che non sai nemmeno cosa sono, venuti da Roma. E per quello lì che non c'è più, domani ne verranno altri 20. Sta terra, sto bosco, diventano sempre più piccoli, non bastano più. E poi, hai sentito, tra un po' faranno la ferrovia più grande e chissà che diventerà qui. Forse la città crescerà e al posto delle vacche ci metteranno... come si chiamano? Ah sì, le fabbriche. Te l'ho detto, non è più tempo per noi. Chissà che diventerà qui, non è più tempo per noi. Franco, come mai? Tra l'altro devo dire la verità che la scelta della colonna sonora è quanto mai azzeccata, perché in effetti c'è un richiamo, quel discorso che facevamo prima, a un'epoca che termina, e quindi così come la colonna sonora era quella di C'era una volta il West non c'è più e lascia il posto alla società americana moderna. Nella Maremma i briganti non hanno più posto perché devono lasciare spazio alla modernità. E il dialogo è quello tra Michele Pastorelli, che è il capo brigante, l'uomo ricercato, l'uomo braccato. Ecco, approfondiamo questo passaggio. E il suo braccio destro che è smarrito perché vede che appunto il cerchio intorno a loro si sta stringendo. E quindi Michele Pastorelli, il capo brigante, è consapevole che il loro tempo sta terminando e che probabilmente è arrivato, è giunto il momento di uscire di scena. Una nota malinconica con una punta di rassegnazione, forse qualcosa di più di una punta nell'aver capito poi che effettivamente sta avvenendo qualcosa che non è possibile. Forse questo personaggio è più consapevole che malinconico. Consapevole. È un uomo che alla fine è molto concreto e pratico, si rende conto che il suo tempo è finito, ma è poco romantico. Sono altri personaggi del romanzo romantici che vivono questa fase di transizione con nostalgia, con rimpianto. Questa è più una presa di coscienza, dunque, della situazione in maniera più fredda, perché giustamente dicevamo questo è un personaggio che poi non è così romantico, così di cuore. No, diciamo che decisamente è un personaggio invece molto duro, molto aspro, e per dargli un tono cromatico è sicuramente il personaggio più nero del romanzo, più oscuro del romanzo. Certo, e abbiamo capito per l'appunto che nel romanzo c'è una fittissima rete di inganni. E quindi la curiosità era quella di cercare di capire anche dal punto di vista stilistico come ti fossi posto per cercare di non rischiare di rendere un qualcosa di troppo improbabile e difficilmente poi approcciabile da parte magari comunque di un lettore medio. No, diciamo che sicuramente, ecco, io penso che anche che sia un discorso comune a tutti gli scrittori, c'è divertimento nel creare una storia, il gioco, che è una componente fondamentale, e c'è anche la preoccupazione di rendere questo gioco giocabile dal lettore. Per cui mentre costruivo questa fitta rete di inganni, questa fitta rete di trame che si intersecano, badavo sempre bene, cercavo di tenere la situazione sotto controllo in modo che il mio lettore, il mio futuro lettore, non si trovasse smarrito tra tanti personaggi che tentano tutti di
di ingannare gli altri, o perlomeno di fingere, spesso però di fingere. C'è sempre una bussola che riesce a far orientare il lettore, quindi non è assolutamente poi questo il problema, ma c'è solamente il lato poi positivo che porta a dover poi snocciolare tutte le questioni. In un minuto volevo chiederti cosa avesse lasciato a te questo testo, no? Perché sappiamo che è veramente una creatura, un libro, quando si finisce poi... Ha lasciato un sincero affetto per molti di questi personaggi, tanto che qualcuno di loro probabilmente avrà un futuro. Bene, questo l'approfondiremo tra pochi minuti, perché ti chiederò per l'appunto dei progetti futuri. Tornando al presente, torniamo dal nostro Alessandro Maurizi con Il vampiro di Munch. Anche in questo caso andiamo ad ascoltarne un estratto, e lo facciamo sempre attraverso la voce della nostra Valentina Ghetti. La natura può concedere tregua, ma non cessa mai di combattere. Sulle strade, negli angoli, in ogni cavità è in atto una guerra, lenta, subdola, che seppure in modo poco evidente modifica le cose a ogni intervallo del tempo. Le auto guerreggiano sulle strade, gli pneumatici contro l'asfalto e l'usura. Nelle fontane guerra tra l'acqua e il marmo, tra lo smog e le tinte dei palazzi, tra ruggine e ferro, tra germi e mammiferi. Guerra tra il Tevere e l'Argine, tra marciapiedi e radici degli alberi compresse nel cemento. Guerra tra animali, guerra tra uomini. Niente armi, niente platealità, ma sempre guerra. Per il potere, per la supremazia, per la concorrenza, per la sopravvivenza. La natura può concedere tregua, ma non cessa mai di combattere. Cosa? Questo è un concetto complicato da esprimere, perché in realtà la guerra è vita, solo che vorrei specificare bene. Certo. È un po'... credo che sia Eraclito, se non ricordo male, no? L'oscuro, a portare avanti proprio questo concetto, cioè nell'acqua che ristagna c'è la morte. È fondamentale, sì, sì. Secondo me, essere in buona competizione quotidianamente. È importante avere la vitalità, è importante avere la vivacità, le idee, è comunque importante... credere nelle cose e anche in un giallo. In un giallo è pieno di conflitti, pieno di passioni, pieno comunque di problematiche, di rapporti umani. È la vita, questa è la nostra vita. In questo caso, visto che ti riferivi proprio alla natura, qual era il riferimento? La natura, io amo leopardi, e la natura matrigna è il suo praticamente emblema, no? La considera chiaramente matrigna, quindi malefica, però fondamentalmente è quella che ci permette di sopravvivere, quella che ci permette di vivere, quella che ci permette di andare avanti, quella che ci permette di migliorare. Cioè, guai a quindi non la natura discutere... sempre e comunque, anche di fronte a catastrofi, a eventi, che però tu dici, nella somma totale, che poi dobbiamo escludere certo, magari quelli che causiamo certo. Noi per primi, perché non contano magari, certo. Però tu parli, non so, di quelli che ci sono da sempre, sì, che ma possono io... starci nell'equilibrio generale delle cose. Io credo di sì, nel senso, io ho paura di quando si smette di discutere, quando si smette praticamente di parlare, anche di litigare, anche in famiglia, con i figli, nella società, nel mio lavoro per esempio, ecco. Io non ho dei concetti chiusi anche nei confronti della criminalità, nei confronti praticamente di quello che accade quotidianamente intorno a noi. Per cui ben venga questo tipo di guerra. Un'apertura... Non so se riuscire a spiegarmi, sì, perché sì, sì. Non vorrei essere frainteso. No, chiarissimo, un'apertura totale verso il movimento che poi deve portare sempre a qualcosa di positivo. Esatto. Però ci deve esatto. Essere anche perché quando tutte poi le carte rimangono ferme ci sono dei rischi, abbiamo capito bene. Se ci di fermiamo cui parli. Alla fine... E l'Italia in questo momento è ferma, quindi ben vengono i conflitti. Certo, anche per quanto riguarda l'evoluzione in tutti i campi, poi da sempre. Esatto. È stato così, indubbiamente questi sono dati oggettivi, così come però nel testo ci sono le debolezze umane. Quali sono quelle principali che emergono nel testo? Io le debolezze umane le andrei a ricercare negli eroi decadenti, appunto del decadentismo. Prima ho citato la femme fatale, no? Però mi viene da pensare, per esempio, all'esteta. Questa è una società piena di vanità,
mi viene da pensare al maledetto, quanto siamo arroganti in questa società, arroganti inutilmente, oppure all'inetto, no? Che poi questo concetto di l'inetto a me mi ha sempre affascinato, perché l'inetto non è colui che non è capace di compiere le cose, perché è umano non essere all'altezza di determinate cose. L'inetto è colui che ha l'ambizione superiore alle proprie capacità, cioè colui che vorrebbe essere qualcuno ma in realtà non ha le capacità per esserlo. Questo è il vero inetto, è il vero praticamente, è la vera debolezza soprattutto di questa età contemporanea, a mio avviso. È chiaro che poi si riscontra effettivamente nei tempi attuali e crea poi un discorso del genere tanti problemi come reazione a catena, perché poi va anche a spodestare altre persone. Per chiudere, partendo sempre da te, progetti per il futuro, non so intanto per quanto riguarda presentazioni del testo o comunque anche altro. Allora, a me fa piacere, per esempio, che questo romanzo ha vinto due premi, quindi questa è una cosa importante. Certo, ha vinto ricordiamo. Uno a Brescia e uno in Garfagnana, e questo mi fa veramente piacere. Il prossimo anno, anzi, quest'anno usciranno quattro antologie con 4.000 racconti, tra cui un racconto che uscirà con il Giallo Mondadori, perché ha vinto un concorso nazionale organizzato dall'Arma dei Carabinieri. Io sono un poliziotto, quindi per me l'onore è il doppio. Cioè, essere premiato dall'Arma dei Carabinieri in una manifestazione all'interno di una loro caserma è veramente stata una grande soddisfazione. E ben merito va all'Arma dei Carabinieri, che chiaramente ha premiato un poliziotto, perché non si dica mai che tra di noi ci sia competizione. Certo, quindi quattro antologie, quattro racconti, e questa secondo me è quella che a me fa più piacere. Si parla spesso di... Ho quasi... Prego, prego. Quasi terminato di scrivere il seguito di Alfieri, che è comunque questo mio personaggio seriale, a giorni credo di terminarlo. Tanto fermento ancora, però no, stavo dicendo semplicemente che si parla spesso di onore delle armi, in questo caso onore delle penne, che viene dato come riscontro all'interno da voi. Franco, anche qui ricordiamo che il testo ha avuto già diversi riconoscimenti, giusto? Il romanzo è ormai in finale al premio letterario Chianti, tra l'altro devo dire la verità, mi sono ritrovato a competere con nomi importanti, la cosa mi lusinga. E per il resto progetti tanti, però io devo dire la verità che sono un po' scaramantico, per cui scatola posso, chiusa. Diciamo così, diciamo che posso sicuramente dire che un progetto di ampio respiro riguarda alcuni dei personaggi del Bacio del Brigante. È questo il riferimento che prendiamo da prima, anche perché siamo proprio sul rush finale. Intanto veramente complimenti, perché due testi che già così in mezz'ora non è facile spiegare, sono riusciti veramente ad avere una buona presa, quindi in grazie. Bocca al lupo anche per grazie. Il futuro. Quindi ringraziamo ancora Franco Limardi con il Bacio del Brigante, grazie edizione Mondadori, grazie. E Alessandro Maurizi con il Vampiro grazie, di Munch, CS Edizioni. Ovviamente ringraziamento anche alla nostra Valentina Ghetti, come grazie sempre brava e puntuale, a tutti in regia. L'appuntamento con voi è per la prossima settimana, sempre in prime time, sempre con la voce degli scrittori. Da Michele De Angelis un saluto e buona lettura.